Per me oggi è un giorno importante perché non ho mai diciamo, aderito a alcun partito, quindi questa scelta è ponderata, è convinta ed entusiasta. E sono convinto che il civismo è molto molto importante ed è alla base della mia, diciamo così, esperienza politica amministrativa qui al Comune di Teramo. Ho iniziato così e ritengo che sia un messaggio fortissimo per i cittadini quello di partecipare alla vita politica e comune della città. Dopodiché è iniziato il percorso, diciamo, in consiglio comunale, è iniziato un percorso politico che deve avere una continuità. E ritengo che il civismo a un certo punto non possa rappresentare al meglio quelle che sono veramente le esigenze di chi vuole realizzare progetti, di chi vuole così tutelare il territorio nel miglior modo possibile e quindi avere dei collegamenti anche con gli enti sovraordinati, regione, governo e così. Quindi questi elementi portano a dire che è necessario trovare un'appartenenza, trovare una casa nella quale poter esprimere il proprio modo di essere con i progetti e con le persone con le quali ci si può condividere. Forza Italia è stata per me la scelta migliore, l'ho ponderata tantissimo, anche perché è nato con è un partito di grande tradizione, di grande storia, sia nella provincia di Teramo ovviamente che in Italia, e quindi il mio obiettivo è quello di poter dare un piccolo contributo a una realtà così importante per far sì che anche la città, la provincia possa respirare questa voglia di partecipare a partiti politici per fare politica in un modo nuovo, in un modo sincero, corretto e nel rispetto dei cittadini.